barca o gommone? In questo nostro servizio proveremo ad analizzare le differenze fra queste due diverse categorie, tra le classiche imbarcazioni e quelle che hanno attorno un tubolare gonfio d'aria. Alcune qualità saltano agli occhi: il tubolare rende più facile e più pratica la manovra in spazi ristretti, aumenta la galleggiabilità ed è anche più sportivo. Le barche generalmente sono più eleganti, ma queste caratteristiche cambiano la loro validità a seconda della dimensione dell'imbarcazione. E allora proviamo a vedere in diverse lunghezze quando preferire un gommone e quando invece una imbarcazione. È chiaro che un grande yacht con il tubolare attorno sarebbe ridicolo e orrendo. Se invece pensiamo a un tender, lo preferiamo pneumatico perché in questa maniera è anche inaffondabile. Ma qual è il confine che separa o unisce le due diverse categorie? Cominciamo dai mezzi più piccoli e prendiamo per esempio due gommoni inferiori ai 6 metri di lunghezza, due package, cioè due modelli che vengono venduti chiavi in mano, completi di motorizzazione. Questo è il Selva D540 Evo ed è motorizzato con un fuoribordo Selva da 40 cavalli, si guida senza patente, quindi è un mezzo valido anche per i noleggiatori. Un 5 metri e mezzo deve essere semplice, funzionale, ma deve offrire anche alcune caratteristiche di comfort, come ad esempio due aree prendisole, una a prua e allungabile in modo da potersi stendere completamente, e l'altra a poppa che si ottiene ribaltando lo schienale del divano. Ha anche due grandi mastre che servono per l'imbarco, perché in questa maniera non si è costretti a calcare il tubolare che, essendo tondeggiante, è più scivoloso. Secondo il certificato di omologazione, il Selva D540 Evo può portare 8 persone, però si sta comodi in 4. Costa più o meno circa 20.000 euro e raggiunge la velocità di 30 nodi. Restiamo sempre sotto i 6 metri ed ecco il Marshall M2, equipaggiato con un Suzuki da 40 cavalli. Ha dei tubolari molto grandi che servono proprio per migliorare le sue qualità di stabilità. A prua un bel prendisole e sotto un gabone appoggiato sul piano di coperta ben rifinito al suo interno. A poppa un altro sedile molto grande che può essere trasformato in prendisole. Ha una console ben protetta con un parabrezza piuttosto alto. Anche questo mezzo sfiora i 30 nodi di velocità. Il prezzo in questo caso è un po' più alto, circa 25.000 euro. Tenete presente che tutti i prezzi che vi stiamo dando si riferiscono a questo momento, al momento in cui stiamo registrando questo servizio, e alla vendita in Italia, tasse escluse. Andiamo avanti, cresciamo di misura. Nella fascia compresa tra i 6 e i 10 metri, secondo me non possiamo fare una scelta basata esclusivamente sulla tipologia barca o gommone. Bisogna osservare attentamente ciascun modello, perché ognuno ha delle caratteristiche, delle qualità che lo differenziano dagli altri e che possono renderlo quindi più adatto ai nostri scopi. Per esempio, questo è il Marlin 24 SR, un gommone inconsueto. È lungo circa 7 metri e mezzo e la larghezza è di 3 metri, quindi è più largo anche rispetto ad altri gommoni e questo ne migliora ulteriormente la stabilità. Ora immaginate di far vivere l'esperienza a bordo di navigazione a vostri amici. Allora, guardate quanto spazio ha a disposizione. Ha un pozzetto anche a prua, esattamente come i bow rider americani, e in questa maniera si riescono a ospitare tanti amici, addirittura quelli che consente di portare il certificato di omologazione, in totale 12 persone. Ma non è semplicemente un gommone pratico, guardate, ha un bel prendisole e una grande spiaggia poppiera dove qui si prepara il wakeboarder o lo sciatore, perché questo mezzo è adatto anche per lo sci nautico e infatti è attrezzato con un roll bar porta tavole. Il Marlin 24 SR costa
motorizzazione inclusa, circa 70.000 euro. Adesso vediamo con la stessa cifra che cosa possiamo avere nel settore delle imbarcazioni e osserviamo per esempio il Beneteau Flyer 8 Sundeck. Stessa cifra, ma caratteristiche completamente diverse. Qui abbiamo una cabina abitabile a prua sotto il ponte e voglio farvi osservare che sono riusciti a fare qualcosa che è davvero difficile. Hanno utilizzato una carena molto profonda, fendente, con una prua che taglia bene le onde, ma sopra sono riusciti a trovare lo spazio per un grande prendisole e all'interno per una cabina comoda. Il pozzetto è piuttosto ampio e c'è anche un divanetto apribile in murata che aumenta il numero di posti a sedere e la convivialità in questa zona. Ah, sotto coperta abbiamo anche un bagno e un piccolo angolo cottura. Insomma, è una barca davvero completa, un piccolo grande yacht. Sì, però se ci piace la classe, l'eleganza, i motoscafi sono vincenti. Aumentiamo la misura, passiamo alla fascia tra 8 e 9 metri e osserviamo per esempio il Cranky E26 Classic. Lo potete avere con il gelcoat, ma anche verniciato del colore che volete e la qualità si vede. Riflette la luce, riflette addirittura l'onda. Sul ponte di prua possiamo avere un intero rivestimento di teak, oppure solo il passaggio centrale, molto elegante. Il pozzetto è organizzato con sedute pivotanti per migliorare la convivialità e le tappezzerie, le impunture, danno il segno della classe di questo modello. Sotto il ponte una cabina, non grande ma molto accogliente, con qualche difficoltà di accesso, ma completa di tutto quello che vi serve per rilassarvi durante un pomeriggio assolato. Potete scegliere una motorizzazione diesel, per esempio il D4 di Volvo Penta da 350 cavalli. Con quel motore corre a 42 nodi di velocità. Il prezzo di questo motoscafo è di circa 100.000 euro. Rimaniamo sulla stessa identica fascia di prezzo e vediamo un altro modello. Ecco l'Invictus, modello 280 GT. Questo è un 9 metri, 8,90 m per l'esattezza, ha la prua a rovescia, ma resta molto distante dall'acqua e quindi non rappresenta un problema per la navigazione. È stato disegnato così per enfatizzare l'eleganza, la bellezza, in effetti le linee sono particolarmente attraenti. È stato disegnato dallo stesso designer del Cranky, Christian Grande. Il pozzetto è all'insegna dell'abitabilità e ha una bella spiaggetta poppiera perché un motoscafo come questo lo si usa per andare a fare il bagno di sole e di mare. Sotto il ponte di prua una cabina molto graziosa, molto curata e con tappezzerie e finiture di alto livello, sulla dritta il bagno. Ha un motore da 320 cavalli con cui raggiunge i 37 nodi di velocità. Il prezzo, come quello del Cranky, circa 100.000 euro. Adesso saliamo leggermente di prezzo per vedere un gommone, che però ha due motori. In effetti lo Zar 85 Sport Luxury avrebbe più o meno lo stesso prezzo delle imbarcazioni che abbiamo appena visto, ma con un motore in più il suo costo passa a circa 130.000 euro. Sale però anche la velocità, è chiaro. Non ha la stessa bellezza ed eleganza dei motoscafi appena mostrati, però nella sua categoria è indubbiamente un prodotto di alto livello. Oltre al vantaggio dei tubolari, dobbiamo considerare anche una maggiore abitabilità in coperta, soprattutto grazie a questa prua, che non ha il tubolare classico, ma è completamente di vetroresina. Lo spazio abitabile è quindi maggiore e questi divanetti possono essere uniti per formare un prendisole. Gli schienali davanti alla console sono poi regolabili, quindi è veramente comoda. Nel pozzetto trovate una cucina, un tavolo da pranzo, insomma potete organizzare la vostra giornata per restare all'aperto dalla mattina alla sera e sotto coperta un rifugio. Motorizzato con due fuoribordo da 250 cavalli, totale 500 cavalli, vola a 52 nodi.
E visto che siamo passati a due motori fuori bordo, restiamo con questa motorizzazione, ma torniamo sulle imbarcazioni. Questa volta alla classe preferiamo la funzionalità, la praticità. Ed ecco allora il Carnic SL 800. La fascia di prezzo è sempre la stessa, circa 110.000 euro completa di motori. Uno dei suoi punti di forza è l'allestimento, in particolare quello del pozzetto, che è molto versatile. I divani si trasformano in tanti modi per diventare prendisole, per accogliere le persone intorno a un tavolo da pranzo, ma possono essere anche traslati, cioè spostati nel pozzetto, e le sedute possono essere rivolte verso poppa. A prua un materassino, ma anche in questa zona hanno trovato delle soluzioni speciali, un po' da grande yacht, schienali regolabili e cappottina parasole. In più, sotto coperta, una bella cabina. Piuttosto grande, considerate che quando unite i divani per formare un matrimoniale, la sua dimensione, la dimensione della cuccetta, è come quella della matrimoniale di uno yacht di 20 metri. E poi ha un'altra cuccetta sotto il pozzetto, adatta magari a due bambini. E infine anche il bagno. Con due motori fuori bordo da 250 cavalli raggiunge i 46 nodi. Adesso vediamo due prodotti completamente differenti, un gommone e un'imbarcazione. Uno costa meno della metà dell'altro. Però in realtà con questi due prodotti potete fare le stesse identiche cose. Cominciamo dal primo. È un gommone prodotto da Ranieri International ed è il Cayman 35 Executive. La lunghezza è di 11 metri. Ha due cabine e quattro posti letto. Una cuccetta si forma abbassando il tavolo che è posto fra i divani. L'altra cuccetta è adatta a due bambini. La sua principale caratteristica è la spaziosità in coperta, un grande prendisole a prua e un pozzetto molto molto comodo per accogliere tante persone. Il roll bar sostiene due tendalini parasole, uno verso prua e uno verso poppa, per essere sempre riparati ovunque ci si trovi. Con due motori da 300 cavalli vola a 42 nodi. E adesso lo confrontiamo con una barca di simili dimensioni e caratteristiche abitative, ma completamente diversa come lusso, qualità, il Pardo 38. Ed eccolo, è un walk around di 12 metri con linee di tendenza. Il T-top è di fibra di carbonio, qui stiamo parlando di un altro livello di qualità. Sul prendisole di prua c'è posto soltanto per due persone, ma guardate, ci sono questi passaggi laterali con fianchi molto alti, sicuri, protetti, molto più che sul gommone che abbiamo appena visto. A poppa si forma un solarium e questi schienali sono comunque traslabili, ribaltabili, quindi si possono avere diverse configurazioni per sedersi rivolti nel senso di marcia o verso poppa. E la cabina? Anche in questo caso direi che il livello qualitativo è decisamente più elevato. C'è molto lusso e c'è anche tutta l'esperienza di un costruttore che ha realizzato 4.500 imbarcazioni a vela e sa come lavorare il legno. Oltre a questa matrimoniale decisamente comoda e a un bagno altrettanto grande, c'è anche una cuccetta a poppa. Questa può anche essere per due adulti, non solo per due bambini. Il Pardo 38 è motorizzato con tre fuoribordo Mercury da 300 cavalli, con i quali raggiunge una velocità di 46 nodi. Abbiamo visto due modelli molto diversi. Il gommone costa circa 200.000 euro, questa imbarcazione circa 530.000 euro. La differenza di prezzo è notevole. Dipende insomma se volete vivere la vostra crociera in mare con una certa classe, eleganza e qualità, oppure se avete un cuore più sportivo, più pratico. Adesso rimaniamo su questa alta fascia di prezzi, tra 500 e 600.000 euro, ma vediamo quali gommoni potremmo comprare al posto del Pardo 38. Vi offro tre possibilità di scelta. Un gommone molto sportivo, realizzato con le migliori tecnologie. Poi un gommone invece elegante, di bello stile e anche potente e veloce.
E infine un altro che è più duro e puro, ma anche molto più grande, un 15 metri. Andiamo per gradi e cominciamo con il Technohull Omega 45. Viene prodotto per infusione di resina epossidica in fibre di carbonio e poi post curato in un forno per stabilizzare le caratteristiche del manufatto. Insomma, è un prodotto veramente di alta qualità e anche di alta velocità. È lungo 13,80 m, largo 3,5 m ed ha un peso, un dislocamento a secco, compresi i motori, di 5.200 kg, un valore che ci dice veramente quanto è stato grande lo sforzo che hanno compiuto per tenerlo così leggero e quindi favorire le prestazioni. A poppa la zona conviviale prevede divani, tavolo, cucina. Nella zona comando i sedili sono ammortizzati, tutti e quattro. La cabina è modesta, un po' spartana, ma se volete potete personalizzarla. Ci sono diverse possibilità di motorizzazione. Noi lo abbiamo provato a Miami con tre fuoribordo da 400 cavalli e abbiamo raggiunto la velocità di 63 nodi. Spesso questi grandi rib vengono utilizzati come tender al servizio di mega yacht, ma talvolta sono così belli ed eleganti che vengono preferiti alle imbarcazioni open, come nel caso del Lomac Gran Turismo 14.0. In effetti, la sua linea si commenta da sola. È decisamente accattivante, molto aggressivo. Per l'hardtop hanno impiegato fibre aramidiche per raggiungere elevata robustezza con minimo peso e tutta la coperta e lo scafo sono realizzati in sandwich per le stesse ragioni: massima leggerezza, massima robustezza. La lunghezza esatta è 13,64 m, la larghezza è di 4,15 m. Sotto coperta l'ambiente è luminoso, ma le dimensioni sono contenute proprio a causa della forma di questo gommone e della presenza dei tubolari che inevitabilmente riducono i volumi abitabili sotto coperta. Con tre fuoribordo da 425 cavalli di Yamaha, tocca i 56 nodi di velocità. Il prezzo è di circa 580.000 euro, ma ripeto, molto variabile in funzione del paese dove lo acquistate, del momento e naturalmente degli accessori che su questi modelli incidono moltissimo. E adesso vediamo l'ultima, la terza scelta tra quelle che vi propongo, un gommone decisamente più grande. È un super tender, è lungo 15 metri e comunque costa meno di 600.000 euro. È prodotto da Seawater e si chiama Phantom 500. Ha dei tubolari enormi. Perché così grandi? Beh, intanto perché il mezzo è grande e poi, già che ci sono più utili se hanno un volume, una dimensione maggiore. Potrebbe essere il mezzo di assistenza a qualche altra imbarcazione, un mezzo da lavoro, di supporto, per esempio per una regata o per un mega yacht. Oppure anche questo può essere l'alternativa a un'imbarcazione open. La sua principale caratteristica è quella di farsi notare. In effetti, un aspetto così è piuttosto inusuale, sembra quasi un tag, un rimorchiatore. Sotto coperta c'è una cabina minimale ma confortevole e un bagno. Però non è un gommone che fa solo scena, sa anche navigare molto veloce anche sul mosso e con tre fuoribordo da 425 cavalli raggiunge la velocità di 47 nodi. Non teme il mare mosso e lo si capisce anche da come hanno protetto la postazione di pilotaggio. In questa nostra panoramica di imbarcazioni o gommoni open vogliamo fare un salto di qualità, non soltanto nella misura, nelle dimensioni, ma anche nella classe, nell'eleganza e, ahimè, inevitabilmente anche nel costo. E mi gioco il jolly, scelgo subito la più bella, almeno secondo me, Riva Mare. È lunga poco meno di 12 metri ed è stupenda anche in questa vista dall'alto.
Il legno scelto per il ponte è il classico mogano, lucido, verniciato e carteggiato per 25 volte e poi spruzzato con delle microsfere di vetro per irruvidirlo e non farci scivolare quando andiamo nella zona prodiera. Il pozzetto è un abitacolo che protegge, ripara, coccola i suoi ospiti. Inutile dire che qui sono evidenti gli stilemi dell'eleganza riva: l'acciaio, il mogano, la pelle. Sottocoperta, angolo cottura, bagno con doccia separata e living, convertibile in matrimoniale. Monta due motori Volvo Penta da 400 cavalli con i quali raggiunge una velocità di 37 nodi. Attenzione però, qui non c'è confronto con altre imbarcazioni, nemmeno nel prezzo. Si parte da 750.000 euro, ma completo di tutti gli accessori si può arrivare a 1 milione di euro. Ho detto che non c'è confronto, ma no, ho sbagliato. Un confronto c'è nel prezzo, nello stile è completamente diverso. Stiamo per vedere un'imbarcazione di tendenza, costosissima, ma anche di grande successo. È il Frauscher 1414 Demon. Osservate la sua linea, guardate quanto è filante. Non potete immaginare come è stato arredato sotto coperta. Guardate. Una cabina, una dinette con altezza di 2 metri, trasformabile in letto matrimoniale, ma non è la cabina armatoriale. No, c'è uno spazio dedicato all'armatore, ecco la sua cuccetta, 4 metri quadrati di materasso, davvero comoda. E poi un bagno molto elegante da cui si può addirittura ammirare il cielo. La prua è spigolosa, accattivante, aggressiva. I fianchi sono morbidi. Guardate con che cura hanno disegnato queste prese d'aria per la sala macchine. A proposito, monta due motori Volvo da 400 cavalli e raggiunge la velocità di 39,5 nodi. Vi ho detto che è confrontabile con il Rivamare anche nel prezzo e in effetti il suo costo si aggira intorno ai 900.000 euro. Ora mi chiedo, ma come possiamo trovare un confronto tra le imbarcazioni pneumatiche con questi gioielli, con questi mostri sacri del design contemporaneo e classico? Beh, forse dovremmo orientarci su qualità diverse, come per esempio le prestazioni o magari i materiali e i metodi di costruzione. Eh sì, e un confronto l'ho trovato. Anvera 48 è un maxi rib realizzato completamente di carbonio. È lungo 14 metri e 50 centimetri e oltre alla nobiltà dei materiali e dei metodi di costruzione, pensate che viene infuso sottovuoto, poi post-curato in un forno per stabilizzare la durata del prodotto, ebbene dobbiamo considerare anche le sue prestazioni. Sì, perché monta due motori molto piccoli, da 370 cavalli ciascuno, ma raggiunge la straordinaria velocità di 44 nodi. Insomma, è un gommone anche performante in relazione al suo rapporto peso-potenza. Anzi, secondo i calcoli teorici, questo mezzo potrebbe al massimo raggiungere i 44 nodi e in effetti li raggiunge. È un risultato straordinario, non mi era mai capitato di trovare un'imbarcazione che eguagliasse la teoria, nella pratica, sulle onde, sul mare. Dobbiamo darne atto a Andrea Frabetti, per molti anni capo degli ingegneri del gruppo Ferretti, che ha disegnato la carena, e a Luca Ferrari, ex campione del mondo classe 1 offshore, che lo ha messo a punto, ha curato il setup, ha scelto il rapporto di riduzione, le eliche, tutto perché il rendimento fosse quello massimo. Ecco le ragioni allora che ci portano a scegliere un maxi rib come questo. Ma c'è un'altra motivazione, piuttosto curiosa, discutibile, però interessante. Ecco, guardate cosa succede. A poppe i fianchi si aprono e si realizza una terrazza sul mare larga 5 metri e 50 centimetri. Una beach area paragonabile a quella dei mega yacht. Il prezzo di Anvera 48 è di circa 700.000 euro. In questa ampia rassegna di gommoni e imbarcazioni abbiamo visto tanti diversi modelli di tante diverse misure.
Fino a 6 metri abbiamo visto come sia più pratico e anche più sicuro un gommone. Fra 6 e 10 metri dobbiamo orientare la nostra scelta in base ai modelli, perché ciascuno ha delle caratteristiche che possono renderlo davvero interessante. Sopra i 10 metri, beh, l'eleganza, la bellezza, l'abitabilità e anche la manutenzione delle imbarcazioni sono vincenti rispetto ai mezzi pneumatici. Però ci sono delle eccezioni, delle caratteristiche così particolari che magari ci fanno scegliere un maxi rib al posto di un'imbarcazione.